data per scontata l'opposizione della sinistra a questa amministrazione. Per le prossime elezioni, sinistra milazzese, con chi si allea? Intanto tengo a precisare che la sinistra a Milazzo non c'è, perché la sinistra è rappresentata da Rifondazione Comunista e quante altre si rivedono a sinistra. A Milazzo per ora all'interno dell'istituzione, quindi del Consiglio Comunale, c'è il Partito Democratico che a mio avviso non rappresenta la sinistra. Il Partito Democratico è un partito di centro, sì, ci sono ex compagni comunisti, ex compagni comunisti che sono all'interno di quel gruppo, però io ritengo che a Milazzo, nell'amministrazione comunale di Milazzo, nel consiglio comunale, la sinistra non c'è e noi ci candidiamo intanto all'alternativa di questo governo. E ho detto nel mio intervento che se malauguratamente tutto il centro-sinistra non raggiunge il fatidico 51%, saremo presenti a rappresentare l'opposizione. Sinistra milazzese. E allora, a quali condizioni, secondo te, la sinistra milazzese tutta può vincere le prossime elezioni in questa città? Obiettivamente io penso che in questo momento esiste un forte sistema molto radicato sul territorio di intreccio tra politica, affari e spesso anche mafia. La sinistra può tornare ad essere consistente sul territorio se riesce a porsi come alternativa a questo sistema, se riesce a dire che ci sono dei poteri forti che costringono la nostra città in un cono d'ombra, se riesce a dire che uno sviluppo sostenibile è possibile e che il modello di sviluppo territoriale a cui dobbiamo aggrapparci è differente da quello industriale, soprattutto se riusciamo a dire che ci sono delle cose che non possiamo accettare, per esempio l'acqua privatizzata, se riusciamo a dire che una gestione del territorio è la base fondamentale per la ripartenza. La sinistra, prima di capire come deve vincere le prossime elezioni, deve riuscire ad aggregare attorno a dei contenuti. E allora, tanti giovani a questa iniziativa della sinistra milazzese, che è l'insieme di Rifondazione Comunista, Sinistra e Libertà e Milazzo Rossa. Da cosa nasce questo impegno, questo neo impegno giovanile a Milazzo che da parecchio tempo mancava? Secondo me nasce dall'istinto un po' provocatore, giustiziere di tutti i giovani milazzesi. Credo che queste siano le sedi forse più adatte a creare questa lotta. Quella della sinistra milazzese è una sede di gente onesta con le proprie idee che le esprime volontariamente e giornalmente. Quello di Milazzo Rossa è un'identità un pochino più rivoluzionaria, possiamo definirla. Io credo che l'essere apartitici ci dà un vantaggio ed è quello di essere, come detto prima, molto più liberi nel pensare, non dipendere da nessun candidato elettorale, quindi avere la testa un po' più libera e cercare di raggiungere i risultati che magari, come è successo in questi anni, grazie ai partiti non si sono mai raggiunti. Un'onestà che non c'è, viene solo parlata, narrata, ma che alla fine nei dati di fatto non viene dimostrata. Questo è quello che penso di questi nuovi gruppi giovanili che dovrebbero sovvertire questo sistema, ma in un modo che non è solo quello di facciata, l'antimafia di facciata che oggi è stata enunciata, ma l'antimafia militante. Essere militanti non significa essere dei guerriglieri, ma essere la gente che pensa e che nei fatti lavora. E credo che mi riconosco in questo gruppo e credo che i ragazzi che con me lavorano, come Milazzo Rossa, si riconoscono altrettanto in questo gruppo. Ne siamo veramente contenti di partecipare a questi eventi.